Eccoci tornati in diretta, amici delle Fonti TV. Ci siamo lasciati poco fa con lo sguardo al dato sulla disoccupazione italiana. Allora, che è positivo, fermo restando che, insomma, per dire situazione positiva dobbiamo fare ancora molti passi avanti, anzi indietro, quindi scendere possibilmente sotto la doppia cifra, siamo ancora sopra il 10%, però siamo al 10,2 contro le previsioni del 10,6, il dato precedente del 10,5. Quindi, insomma, a partire da qui, quantomeno possiamo essere un po' più ottimisti verso il futuro. Non lo so se pensa la stessa cosa Davide Biocchi, che è già collegato con noi. Davide, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, certo. Partiamo dal dato italiano, ovviamente, aspettando il PIL anche, Davide, però. Allora, è un buon dato, è inutile negarlo, e mi piacerebbe anche capire, chissà, insomma, perché cominciamo ad avere dei dati in generale, e mi sto riferendo agli Stati Uniti, tanto per cominciare, che stanno un po' smontando tutta quell'idea che ci dovesse essere una situazione così critica, così tanto critica. Insomma, la situazione mi sembra un pochino meglio rispetto alle aspettative. Certo, ci vorrebbe che alcuni dati di macroeconomia in qualche modo aiutassero, anche perché il sentiment dei direttori di acquisto mi sembra piuttosto stabile verso negativo nel settore manifattura soprattutto, però rimaniamo in attesa di capire, di vedere, perché questi numeri sono confortanti. Questi ultimi 10 giorni sono stati di dati che hanno parlato di situazioni meglio delle stime. Anche alcune trimestrali degli Stati Uniti sono andate meglio delle aspettative. Insomma, sì. È un dato non indifferente, quindi bisogna che abbia il giusto rilievo, il giusto peso. Certo, assolutamente sì. Poi abbiamo, oggi è una giornata ricchissima di dati macro, Davide. Abbiamo tutta la settimana. Sì, tutta la settimana. Diciamo che oggi c'è una bella tornata, quello sicuramente. Abbiamo visto la disoccupazione tedesca che è rimasta stabile, anche questo è positivo, soprattutto anche alla luce della fiducia, insomma, dei dati sulla fiducia europei che sono usciti ieri. Sì, e avremo anche questa settimana il PMI di nuovo, manifatturiero, sì. Che ci sarà giovedì, perché domani, che è il 1 maggio, di festa, c'è solo quello del Regno Unito, sì. E poi avremo le banche centrali, sia la Federal Reserve che la Bank of England, che parleranno. Avremo domani un anticipo con l'ADP, ma poi soprattutto venerdì i dati sulla disoccupazione, i payrolls americani e l'ISM degli Stati Uniti, quindi l'equivalente del PMI, domani e venerdì ovviamente manifattura e servizi. E quindi credo che sarà una settimana che ci darà un po' meglio il quadro della situazione, e anche la settimana del PIL, quindi insomma, ci sarà il PIL europeo, il PIL italiano, e insomma staremo a vedere, chissà che non arrivino buone sorprese. Senti, insomma. Davide, facciamo solo un po' i cattivelli per 10 secondi, magari qualche secondo in più, poi andiamo sui mercati, ci sono già dei messaggi per delle analisi in particolare, anzi scriveteci se volete avere una consulenza attraverso di noi di Davide Biocchi. Che cosa ti aspetti diranno i vari esponenti politici su questo miglioramento del dato di disoccupazione? Io faccio un'osservazione più generale, e cioè non quelli della maggioranza, e dico le opposizioni. Faccio un'osservazione un po' generale, che è questa, e cioè perché questi dati stupiscono? Perché stupisce in realtà che si diffonde, cioè, adesso partiamo da un dato ancora precedente, perché la settimana scorsa, nonostante le attese, non c'è stato il downgrade di Standard & Poor's del nostro paese. Allora, vorrei dire, è già un po' di volte, no, che succede che ci si attende un downgrade che poi non arriva, perché questo è già successo nella seconda parte dello scorso anno, però il downgrade lo si attende soprattutto perché si crea un clima per cui, se uno ascolta tutto quello che si sente dire, poi gli viene fisiologico pensare che il downgrade sia una logica conseguenza di tutto quello che si sente dire. E in realtà è particolare, no? Come fino a un po' di tempo fa succedeva che quando i downgrade arrivavano, ma le informazioni passavano in un modo diverso, sembrava quasi che le agenzie di rating fossero manipolate o improvvisamente impazzite, insomma. Invece adesso, adesso c'è un consenso diffuso sulla base delle notizie che vengono raccontate,
che invece direbbe che le cose stanno peggio di come in realtà sono. Perché? Perché se noi pensiamo bene, quando sono arrivate tutte quelle, quella sfilza di downgrade sul nostro paese, effettivamente non è che poi noi siamo stati tanto meglio, cioè effettivamente erano in un certo qual modo motivate e il popolino qualche mal di pancia ce l'ha avuto, altrimenti non avremmo avuto poi questo, questa suddivisione nel consenso elettorale che si è registrata nell'ultima tornata. E la stessa cosa sta un po' succedendo ora, cioè noi abbiamo, si crea, diciamo così, un contesto per cui alcuni sondaggi recenti dicono che la gente è molto preoccupata dalla situazione dell'economia, ma forse questo è più figlio di, dell'informazione che viene fatta che un contesto reale, perché nel contesto reale se invece i dati migliorano questo è rilevante, questa è una cosa di cui non si può fare a meno. Per questo sono curioso di vedere come andrà il PIL, soprattutto quello di giugno, devo dire, ok? E di capire che, quale sia la situazione reale, perché i numeri raccontano la vera fotografia, i veri raggi X, il resto sono sentiment, ok? E quindi, certo, insomma, Davide, assolutamente. E con questo credo di avere risposto. Io e te l'abbiamo detto tante volte. A 360 gradi. Per i più attenti, io e te l'abbiamo detto tante volte. Peraltro arriva qualche messaggio anche, diciamo, simpatico, provocatorio. Mi piace quando, insomma, anche si scherza fino a un certo punto, perché sono dati importanti su tutto ciò, Paolo, ma allora la fine del mondo, la recessione è tutto falso, è tutto passato. Davide, cosa rispondi? No, io mi sbilanciai dicendo che una parte, dunque diciamo intanto che per noi è stata recessione, definiamola tecnica, cioè due trimestri consecutivi di PIL negativo. Per altri paesi è stato un problema. Adesso lo aspettiamo peraltro il PIL, Davide, perché esatto. Attenzione, perché poi però vedremo se è confermato o meno. Esattamente. Vorrei ricordare che quando eravamo a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno, cercavo di spiegare proprio intervenendo nella tua, nel tuo orario, nella tua trasmissione, cercai di spiegare che siccome l'Italia si era fermata tutta in attesa di capire che cosa avrebbe portato la nuova finanziaria, quali sarebbero state le novità, come regolarsi con cose che non erano anche tutte parte della finanziaria, ricordiamoci che noi abbiamo introdotto e si direbbe già digerito, perché non se ne parla più, anche la cosiddetta fatturazione elettronica, che è un passo avanti di una certa consistenza, se posso dire, no? Sotto l'aspetto della dematerializzazione, della semplificazione anche per certi versi, anche se all'inizio appare più complicata la cosa, ma poi va avanti più facile. In un certo qual modo dicevo che basta un attimo, tu ti fermi, ti guardi in giro e dici cosa facciamo e subito c'è una frenata nella produzione, no? E quindi Il PIL rallenta. E quindi dicevo già allora che avrei subordinato qualsiasi giudizio a capire come veniva sorpassata questa situazione. Ricordate, citavo anche il fatto che a cavallo di fine anno tante società hanno cambiato proprietà o gestione, proprio perché magari qualcuno di fronte a tutte queste novità in arrivo, inclusa la fatturazione elettronica, poi nuove modalità, nuovi incentivi, nuove partite IVA, magari aveva deciso di lasciare, ecco. E questo potrebbe aver portato nuova linfa. Spiegavo anche che chi cede va di solito smaltendo le scorte di magazzino e chi subentra comincia a comprare dopo, quindi per questo dicevo diamo un giudizio a posteriori che sia più equilibrato, e credo che tutto sommato i numeri comincino a dire che forse le cose stanno più così. Se c'è qualcosa che non ha perso un colpo, e forse si comincia a capire anche perché, è la borsa, che salendo recentemente sembrava in totale idiosincrasia, diciamo così, con il resto del contesto, per quello che appariva, e invece si dimostra che forse i mercati ci hanno visto più lungo di quello che hanno fatto coloro che commentano la situazione economica. Certo, Davide, intanto il nostro indice continua a rimanere un po' deboluccio, nel senso che per ora siamo poco sopra la parità, più 0,01, però insomma siamo sulla linea della parità. Volevo vedere con te anche le altre borse europee dopo la pubblicazione comunque di parte di dati macroeconomici importanti. Allora, aspettate che prendiamo subito il DAX. Allora, DAX resta negativo. La borsa di Londra positiva, più 0,23. Abbiamo l'Ibex di Madrid negativo, meno 0,33. Il CAC di Parigi negativo, meno 0,39. Debolezza. Davide, perché? Ma in generale, diciamo che dopo la cavalcata a cui noi abbiamo assistito, perché se noi prendiamo un grafico di un DAX o di un indice italiano da inizio anno a oggi, insomma, è sorprendente la crescita che c'è stata. Non dimentichiamoci che gli Stati Uniti avevano lasciato sul mercato
quasi un meno 30 su tanti titoli, e oggi stanno di nuovo celebrando nuovi massimi, insomma hanno fatto un recupero incredibile dai minimi, e questo significa che il mercato anche bisogna di prendersi una pausa ogni tanto, ed evidentemente quello che succede da noi è che ci stiamo oramai avvicinando, oramai ci siamo, anzi alla stagione dei dividendi, una parte, quelli di aprile sono andati, un'altra andrà a giugno, e questo sarà lo spartiacque, perché a prescindere, in ogni caso non è detto che si possa sempre solo crescere, evidentemente bisogna anche avere dei momenti in cui insomma si tira un po' il fiato. Se guardiamo il grafico del DAX, il DAX a partire dai primi di marzo ha fatto una performance considerevole, alternando pochissime sedute di ribasso a uno stillicidio di sedute di rialzo, quindi ci sta che ci si fermi un attimo, soprattutto certo. Immaginiamoci che in una settimana come questa, dove comunque c'è il primo maggio che è festeggiato ovunque, quindi è già in ogni caso una settimana monca, in più è ricchissima di dati macro, che sono dati importanti, ci sta che il mercato attenda, sia attendista, e poi decida dove muoversi, dove spostarsi. Assolutamente. Va bene, sull'euro dollaro, guardiamo anche che se è successo qualcosa sul fronte Forex all'euro sul dollaro, no? Siamo sempre 1,1190, Davide. Sì, e secondo me l'euro dollaro, dopo aver vissuto, diciamo così, in un contesto laterale che andava avanti da malcontati circa 6 mesi, c'è stata la rottura ribassista di questo contesto laterale, che però vede anche un canale ribassista, moderatamente ribassista, insomma. L'euro dollaro è più a favore di dollaro che a favore di euro in questo momento, questi livelli attuali, quindi quest'area intorno a 1,12, secondo me è un'area spartiacque, sopra si ritorna anche a ragionare in un certo trading range, sotto invece si ha destino su movimenti più bassi. L'euro dollaro però negli ultimi anni, lo abbiamo detto più volte, ci ha abituato ad alternare lunghe fasi di stazionamento della coppia valutaria con momenti in cui in un tempo piuttosto breve si creano situazioni importanti. Questo non sembra un momento di grande volatilità, però effettivamente una certa rottura ribassista si è vista. Davide, tu hai paura dei dati un po' deludenti che sono arrivati dalla Cina, che riportano ancora una situazione in rallentamento, insomma rallentamento dell'economia globale ovviamente? Ma in generale io mi fido di più dei dati statunitensi, che sono comunque un traino globale. Quello che emerge dalla Cina semmai può dare un boost ulteriore a divenire, diciamo, finalmente a qualche accordo concreto in questa diatriba Stati Uniti-Cina, guerra commerciale che come dire, sta un pochino, sta diventando un po' estenuante, no? Anche dal punto di vista, come posso dire, sì, ci sentiamo dire sempre le stesse cose, siamo a buon punto, dobbiamo vederci. Sembra sempre che sia lì sul piede decisivo. Questo è abbastanza tipico delle negoziazioni con i cinesi, che notoriamente non sono famosi per essere super decisionisti, ecco, in qualche modo. Però va da sé che numeri un pochino, che raccontano un pochino di rallentamento, possono stimolare, diciamo così, il trovare un accordo. Questo almeno è il mio pensiero. Va bene, senti, in attesa del PIL italiano, ovviamente i PIL europei sono in ripresa perché abbiamo già visto quelli di Francia e Spagna. Cosa ti piace sul mercato oggi? Così andiamo direttamente nell'operatività, ti leggo poi qualche messaggio, Davide. Ma in realtà, diciamo che… Se c'è qualche titolo che vuoi segnalare, sì. Forse mai come in questo momento sul mercato sarei attendista, cioè abbiamo parlato tantissime volte, abbiamo detto allo sfinimento che la stagione dei dividendi poteva portare una crescita di alcuni titoli, abbiamo citato in maniera fin quasi noiosa Banca Intesa come il capostipite di questa famiglia, abbiamo cominciato a parlare che valeva ancora meno di 2 euro, ora ne vale 2,30. Aspetta, e che la prendiamo questo, anche Banca Intesa. Questo è un target. Sì, peraltro perdonami, mi hanno chiesto, Claudio mi chiede un target per BAMI. Ok, per BAMI adesso sì, la guardiamo dopo, no, per restare sul tema bancario, insomma, vediamo Banca Intesa e poi facciamo anche quello. Sì. Su Banca Intesa, insomma, se uno proprio volesse dare un target, forse potremmo pensare che l'obiettivo potrebbe essere l'area 2,40, però voglio dire, non so se vale più la pena a questo punto, per prendersi questo rush finale, rischiare di comprare un titolo che comunque si è apprezzato moltissimo. Credo che i mercati un po' di pausa se la devono prendere dopo questa salita così importante e così significativa. Credo anche che un'altra cosa
che potrebbe un po' preoccupare gli investitori è questa volatilità che si è ridotta così tanto, anche se per carità nessuno ora sta scommettendo contro, però si è ridotta così tanto e lascia pensare che basterebbe un niente per innescare, diciamo così, magari qualcosa, qualche movimento negativo. Detto questo, diciamo che i titoli bancari in ottica di trading secondo me continuano a essere quelli più interessanti. Mm-hmm. Quando parlo di ottica di trading intendo proprio come dire, il fatto che abbiano comunque escursioni significative, diciamo, nel bene e nel male. Credo anche che gli energetici abbiano beneficiato di tutto questo recupero del petrolio, che però petrolio altra commodity che abbiamo citato più volte, che sopra i $55 abbiamo proprio accompagnato sino verso i 65, che però era un target importante, e a questo punto credo che anche qui ci stia un certo, diciamo, una certa congestione almeno del prezzo su questi valori, consapevoli che Trump, che ci ha già fatto vedere nella seconda parte del 2018 come sa essere tifoso addirittura con i tweet sul prezzo del petrolio, che Trump chiede fortemente che sia contenuto il rialzo del prezzo del petrolio, quindi certo, io non mi metterei contro Trump in no, questo momento. E devo dire invece che sto guardando il grafico di BAMI, dove secondo me area 2.15, 2.16, quindi molto vicino ai valori attuali, è una resistenza che sarà difficile superare, almeno ha già respinto 2-3 volte i corsi del titolo, viceversa quello successivo sarebbe a 2,23 circa come target, insomma, mm-hmm, visto che lo avevano chiesto. Ok, allora invece Salvatore Davide scrive, ma Davide Biocchi è un anno che dice che flat sui mercati, può dire qualcosa di più? Cioè, vorrebbero più informazioni sulla tua come dire, predisposizione ai mercati, se vuoi dire poi dare. A parte che non è proprio vero che io ho detto sempre di essere flat, questo è Salvatore che scrive, sì. Ho parlato molto bene del petrolio e ho anche cavalcato alcune posizioni e ho parlato di Intesa ed evidentemente sono stato anche compratore di Banca Intesa, posizioni che ho già entrambe liquidato. In realtà forse Salvatore potrà anche ricordare che un po' di tempo fa io dissi una cosa di questo tipo, e cioè che proprio questa generale incertezza, a parte alcune posizioni come quelle che ho detto, sui mercati, no? Che mi avrebbe portato a pensare che da un certo momento in poi sarebbe stato meglio fare più trading e meno buy and hold, cioè meno compra e tieni, no? E devo dire che nella seconda parte del 2018 questa cosa ha pagato effettivamente, perché ci sono stati ampi movimenti, anche cavalcabili se non intraday, comunque nell'arco di pochissime sedute, e il buy and hold ha pagato poco. Ultimamente il buy and hold ha pagato di più, ma io mi aspetto che la volatilità ritorni, perché di due cose siamo sempre certi quando si fa trading. La prima è che quando la volatilità è massima, prima o poi si placherà, e la seconda è che quando è inesistente, come attualmente, prima o poi tornerà a fare capolino, e con essa i volumi e i movimenti repentini. Quindi dire che io dico che sono flat è una verità parziale, va completata con le cose che ho detto, e allora sì, rispecchia proprio il mio stato d'animo. Ok, d'accordo. No, giustamente, però io ti leggo tutti i messaggi che arrivano, anche perché possono chiarire poi delle cose che effettivamente, sai, no, si percepiscono qua e là. Salvatore Ferragamo, Davide, altro messaggio. Salvatore Ferragamo oggi è il miglior titolo che c'è sul mercato, sta facendo, insomma, oscilla, adesso poco fa era oltre il 5%, adesso siamo a 4,65. Sì, 4,65 in questo momento. Beh, titolo che a dispetto di una prima parte del 2019 veramente difficile, in realtà si è poi ripreso lentamente ma con continuità, e ogni tanto ci ha abituato, è la quarta volta già nel 2019 che ha vivo ogni tanto sedute con cui da questi forti scrolloni a rialzo. Se uno guarda il grafico succede che il titolo va in laterale o scende un po' e poi in una o due sedute fa questi movimenti ampi e va a rialzo. Target di questo recupero sembrerebbe essere quell'area tra 21 e 21,50, che è dove il titolo si era impantanato nella seconda metà dello scorso anno, e sembra oramai ovviamente assai vicina, diciamo, quindi aspettiamoci che possa essere raggiunta. C'è un trend rialzista, quindi è un titolo interessante. Va bene. Eni, altro messaggio, Davide, leggiamone ancora un paio e poi le conclusioni e poi ti saluto. Allora, Eni ha beneficiato per una buona parte, diciamo, del
dell'anno, del rialzo generale del mercato e soprattutto del recupero del prezzo del petrolio. Evidentemente le ultime sedute, anche col petrolio un pochino stantio come quotazioni, hanno accompagnato un po' indietro il titolo, che tra l'altro pesa moltissimo nel paniere, il che quindi non deve stupirci se, come tu dicevi, l'indice italiano sembra un po' stagnare, no? In questo periodo, perché noi abbiamo due titoli interessanti come le due banche Unicredito e Intesa, che pesano parecchio sul paniere, che in realtà hanno sovraperformato in qualche modo e quindi lo hanno aiutato. Però poi abbiamo Enel ed Eni che rispetto ai massimi, diciamo così, di metà marzo e poi di inizio aprile, insomma, si sono tirate decisamente indietro. Quindi in qualche modo l'indice è tenuto, il fatto che questi quattro titoli pesano circa metà del listino e quindi si sono più o meno controbilanciati, insomma, questo è un po' il concetto. E quello che vedo su Eni, comunque, che era la richiesta poi del telespettatore, sì, è il fatto che mi sembra che graficamente noi stiamo arrivando nei pressi dei 16 euro, insomma, che scusate, dei 15 euro, che sono un'area tendenzialmente di supporto. Allora, rispondiamo anche a Massimo che scrive: cosa ne pensa l'esperto del gold, dell'oro? Beh, l'oro sta in questo momento, secondo me, decisamente riflettendo quello che si vede dall'altra parte come buon risultato sull'azionario, cioè l'oro come, come dire, contraltare dei mercati, come bene rifugio, quindi contraltare dei mercati azionari, in fondo sta facendo quello che ci si aspetta se i mercati azionari sono, come sembra, robusti, gli indici americani fanno nuovi massimi. Quindi noi abbiamo avuto un tentativo, diciamo, a inizio anno di tornare sopra quell'area intorno ai 1350-1370 dollari l'oncia, che avrebbe rappresentato un segnale forte che ci avrebbe detto che forse si andava in recessione anche con l'economia. In realtà l'economia è in ripresa, l'oro in ribasso e sfiora, diciamo così, quell'area intorno ai 1275 dollari l'oncia, la proprio bucata per poi rimbalzare, che secondo me è il supporto che va monitorato, perché sotto quel livello, diciamo sotto i 1270, l'oro ha scenari ribassisti, come dire, anche più robusti. Però certo, fino a prova contraria, quello è un livello di supporto e ci siamo vicini. Allora Davide, il tuo consiglio per queste giornate? Poi leggo un'altra specifica che riguarda il dato sulla disoccupazione italiana, che è un'altra buona notizia, però prima a te la conclusione. Come approcciarsi quindi ai mercati, riassumendo? Ma io penso che oramai siamo nel rush finale della mese più corposo dei dividendi, che è maggio. Una volta che noi avremo visto questo, saremo in grado anche di capire se le grandi gestioni, quelle che poi sono in grado sul lungo periodo di muovere il mercato, saranno più propense a mantenere o anche a ulteriormente acquistare i titoli dopo lo stacco, visto che ci sarà uno sconto ovviamente dello stacco stesso sul valore delle azioni, oppure se saranno più orientate a fare cassa. In ognuno dei due casi questo ci darà la direzionalità del mercato nel secondo semestre, visto che si accompagnerà anche questa decisione con l'esito delle elezioni europee. E fondamentalmente la mia sensazione è che lì avremo magari anche un po' di ritorno della volatilità, che in questo momento risulta essere la grande assente nei primi cinque mesi dell'anno. Allora Davide, mentre riprendo il calendario macroeconomico, poi ti saluto e rimostro il dato, certo, sulla disoccupazione, lo prendiamo, che è questo, il tasso mensile di disoccupazione italiano 10,2 per chi se lo fosse perso, un dato buono perché supera le attese e supera anche il dato precedente, cioè supera nel senso, sì, che è sceso il tasso di disoccupazione. La buona migliora, notizia, diciamo che esatto, migliora però Davide, la buona notizia è questa, non la sentivamo dal 2011, te la leggo subito: la disoccupazione giovanile tra 15 e 24 anni a marzo è scesa al 30,2, che è sempre tantissima, però è il dato minimo da ottobre 2011, quindi nel mese si è registrata una riduzione di 1,6 punti rispetto a febbraio e di 2,5 punti su anno. Il tasso di occupazione in questa fascia di età sale al 18,6%. Da quanto non ci sentivamo dire che la disoccupazione giovanile era in calo? Beh, insomma, in qualche modo questo è, come dire, questo è l'effetto sperato e più atteso da parte di questo governo, come, diciamo,
risposta ad eventuali pensionamenti, come dire, scivoli come quelli offerti da quota 100. Insomma, quindi stiamo a vedere, perché in qualche modo questo è un dato significativo, però un dato secondo me ancora non sposta la situazione. No, è certamente, no, no, certo. È certamente un dato di, però quello che si vuole vedere è un trend. Allora, se ci fosse un trend che racconta questo in maniera stabile, allora potremmo dire che stiamo facendo bingo, evidentemente, ma per ora è solo un dato e quindi rimaniamo un po' attendisti. Aspettiamo un attimo, perché tra l'altro siamo solo agli inizi con questi interventi e bisognerà dargli il tempo di lavorare. Certo, d'ora in poi quelli pessimisti avranno più vita dura, forse, no? E questo speriamo, insomma, no, vediamo. No, no. Ma infatti, basiamoci solo sui numeri, Davide, perché qui non ci sono né… Esatto, direi anche che qui non ci sono né vincitori né vinti, se non in senso politico. Ecco, guarda, comunque, semmai sì, sì, comunque ti faccio guardare che, sì. Scusa, che l'economia del paese a beneficiarne, scusami. Prego. No, no, figurati, ti volevo far vedere che proprio in occasione anche del primo maggio e di tutte le manifestazioni che ci saranno domani proprio, ecco, per esempio si scrive già questo, quello in calo giovani senza lavoro, la disoccupazione giù al 10,2%. Quindi, insomma, più 60.000 lavoratori, e viene messa in evidenza proprio la variabile rispetto ai giovani, quello che dicevamo, insomma, che di solito la preoccupazione maggiore era su di loro, anche perché molti giovani, lo sai, non cercavano neanche più lavoro, e quindi questo fa ben sperare. Poi, detto questo, alle 12 ci sarà il PIL che confermerà o meno la recessione tecnica dell'Italia, e poi è ovvio che dobbiamo capire il trend futuro, no? Come si svilupperà. Però insomma, il mese scorso abbiamo detto, ecco, ancora dato negativo, ci siamo tutti un po' chiusi in noi stessi, oggi almeno facciamo un po', tiriamo un sospiro di sollievo, dai, almeno per questo mese, poi vedremo il mese prossimo, Davide. Ma io appunto sono ovviamente soprattutto contento per il paese. Poi certo, se riusciamo a intraprendere una certa dinamica, un certo trend, questo non può che essere positivo, e chissà, ricordo sempre che Nomura, sì? Non gli ultimi arrivati, verso la fine dello scorso anno individuava nell'Italia una possibile sorpresa per il 2019, questo non dimentichiamocelo mai. No, assolutamente, grazie Davide Biocchi, come sempre interessante questa mezz'ora, ci sentiamo la settimana prossima e buon lavoro, buona operatività. Grazie mille, un saluto ai telespettatori. E allora, il nostro indice è in territorio positivo, è salito sopra la parità, più 0,04. Andiamo in pubblicità, tra poco continuiamo con le analisi con Michelangelo Massara, abbiamo ancora molte cose da dire in attesa dei dati che riguardano il nostro paese.